L'ultima live era finita esattamente in questo punto, in cui noi siamo rimasti bloccati dentro il capannone della Pula. Aiuto! Ah, ci sono persone! Grazie al cielo, umani! Sì! Riuscito ad aprire la porta. Hai già provato a premere tutti gli interruttori? Dammi un minuto. La porta è ancora chiusa. Sì, e si sono spente le luci. Ha spento le luci. Dannato pistolo. Sì, dove potremmo trovare una scheda per aprire la porta? Alla reception tutte le schede identificative sono lì. Minchia, arriva c'è la reception. Vabbè, condotto. Non possiamo aprirla a mani nude, è avvitato al muro. Ah no, aspetta. Abbiamo la chiave inglese verde per i famosi bulloni tipo 8. Dimmi che si può usare. Godo! Godopoli! Cazzo è? Sembra una specie di macchinario miscelatore. Qua cosa c'è? Note di laboratorio. Sostanze native su applicazioni. Mescolare le sostanze. Oh mio Dio, voi vedete che questa è la guida per il miscelatore? Estintore attivo. Ah, estintore attivo. 1DCA più 3S. Questo cavo si può prendere, tra l'altro. Come si usa? Dobbiamo trovare un contenitore. Buona fortuna. Ah, mi ha detto le pulizie. Magari qua trovo qualcosa. It's time to riempire lo spruzzino. Vediamo se è giusta la mia affermazione. Oh yes, allora, era uno di calcio, uno di zolfo, uno di zolfo e un altro di zolfo. Leva miscelatore. Ti prego, dimmi che ho fatto quella cosa. Sostanza nativa miscelata con ingredienti locali. Allora, ho fatto qualcosa. Dovrebbe essere l'estintore. Usa spruzzino con fuoco. Ma che davvero? Ma ha funzionato davvero? Lettore di schede. Però la carta magnetica dove minchia la trova? La reception. La reception è qui. Monitor di sicurezza. L'armadietta è chiusa a chiave, non possiamo aprirla a mani nude. Liquido blu, segno sul muro, expressa elettrica. Boh, la macchinetta è spenta. Come apro il rubinetto, cioè lo sportello? Biocorrosivo. È il momento di andare a sciogliere questo armadietto. Allora, come faccio questo coso? Silicio, calcio, zolfo e zucchero. E dove cazzo lo trovo lo zucchero? Nella macchinetta del caffè. Però devo accendere la corrente perché si è rotta la presa. Ma mo devo collegare. No, si è rotta. Sono un genio! E la luce come si accende? Ah, le ho fatte spegnere prima la ragazza. Hai già provato a premere tutti gli interruttori? Dammi un minuto. Ma che cazzo mi ha dato? Avrei guardato una tazza con dello zucchero. Questo affare è rotto. Ok. Uno di silicio. Uno di zolfo. Ora metto il contenitore. Ora leva miscelatore. Poi ci metto lo zucchero. Ho aggiunto lo zucchero alla formula. Stai pensando di berlo? No. Perfetto, signori. Abbiamo il biocorrosivo. Funziona? Godopoli! Godopoli! Quest'acido è fantastico. Non posso credere che lo stessi portando in tasca. Questa roba è pericolosa. Lo spruzzino sta iniziando a sciogliersi. È stato bello finché è durato. No, non abbiamo più lo spruzzino. Vabbè, abbiamo la keycard. Scheda magnetica, vai. Squadra Alfa, lo Strider è nell'edificio insieme a 4 intrusi umani. Oh cazzo, ci stanno le guardie. È arrivato il pistolo, Nico Pandetta non è qui dentro, via. Ma di che stai parlando? Non avete idea di cosa sta accadendo, vero? Non è abbastanza ovvio, comunque veloce riassunto. Non abbiamo molto tempo, loro non sono una squadra di soccorso e non sono umani, dobbiamo scappare. Per quanto sembra assurdo, io le credo. Cosa stiamo aspettando? È tutto troppo strano, la situazione ci sta sfuggendo di mano. Non guardate me, il mio programma di stasera era vedere delle donne. È vero, lui voleva vedere le poppe nude in prima TV. Avevo scordato, sono già entrati nell'edificio, arrendetevi. Oh cazzo, ma mo ci sparano. Prendete l'ascensore, cerco di trattenerli. Sei impazzito? Con quale armi? Non puoi trattenere un cazzo. Se lo farei probabilmente morirai. Ma? Oh mio Dio, plot twist. Quell'essere in realtà è buono. Noi abbiamo provato a catturarlo, ma in realtà è buono. Ci ha difeso dai militari. Cosa diavolo è quello? Un alieno. E non è l'unico, giusto? No, infatti. Te ne sei molto più di noi su questa roba. Dovremmo essere noi a fare le domande. Cosa sono non essendo umani? Penso che siano una sorta di alieni umanoidi. Hanno sangue blu. Perché ci stanno inseguendo? Siamo all'interno di una struttura ultra segreta. Questi tizi stanno progettando una sorta di arma definitiva. Non sono sicuro di che si tratti, ma sicuramente. Vabbè, la solita storia dei mega cattivoni che vogliono creare le armi biochimiche. Sai qualcosa a proposito della creatura alta? Oh! Ok,
Ci siamo. Siamo al punto di non ritorno. Quello l'abbiamo sorpassato da tempo ormai. Cosa sta facendo? Credo che stia cercando di comunicare. Ciao, mi chiamo Vinny. Tu chi sei? Che sta guardando? Suppongo che non gliene importi un cazzo del tuo nome. Volevo solo che ripariamo quell'affare. Ah, il treno. Ora capisco. Questo posto è collegato all'edificio della New Frontier di North Forest. La struttura della North Face non è piena di quei tizi che stanno cercando di ucciderci. Esatto. Ecco perché dovremmo scendere dal treno prima di raggiungere l'ultima fermata. Ma non preoccupatevi. Come ti chiami? Linda. E lui è? Non ne ho idea. Si rivolgono a lui come allo Strider. Puoi chiamarlo Raff. È un nome troppo banale. Che ne dite di distributore killer o Laser Doom? Sono nomi patetici. Ralph mi sembra buono. Quindi si chiama Ralph. Va bene. Prima di tutto, ho bisogno della chiave di questo coso. Non funzionerà. Inoltre, la batteria è troppo danneggiata. Ok, chiavi. Batteria. Dolce in fondo, dobbiamo convalidare la partenza attraverso il computer centrale. Prendi questa. Cos'è? È una mappa della struttura. Con questa sarà più semplice orientarvi. Oh, cazzo. Minchia. Adesso rientriamo in un loop impossibile. Cosa stracazzo c'è qui? Armadietto. È chiusa a chiave. Ma io ce l'ho la chiave. No, c'ho la chiave inglese. La scheda magnetica. Dammi un minuto, l'apro subito. Ah, godo con la chiave magnetica. No, forza l'armadietto con la chiave magnetica. Sei un genio. Però è vuoto. Non è vuoto. Guarda che ho trovato questa piccola chiave. Chiave piccola. Non può essere la chiave del treno. Cioè, non l'ho trovata così subito nel primo armadietto che ho aperto. Questo affare apre la porta della cella. Cella di che? Ma... prigioniero. Ciao, riesci a sentirci? Come se potessi fare altro. Riuscivo a sentirvi da un chilometro di distanza. Tu chi sei? Prigioniero Castiglio. Perché sei in prigione, prigioniero Castiglio? Per aver trafficato di merci proibite. Questo lo dimentico sempre. Cosa sai di questo posto? Sono solo un prigioniero, quindi non vi aspettate informazioni dettagliate da parte mia. Andarsene da questo posto non è tanto facile. Se fossi in voi proverei a tenere tutto l'aiuto possibile. Anche se questo significa venire a patti con un contrabbandiere. So che state provando a scappare usando il treno, ma vi serve una chiave per l'accensione. E non l'avete la suddetta chiave. A lui la chiave. E guarda caso, ho la chiave del treno. Perfetto. Quindi dobbiamo far scappare il prigioniero per prenderci la chiave. Qua c'è un sensore lettore di impronte digitali. A me serve o qualcuno che lo fa scappare o le impronte digitali per farlo fuggire. O una mano direttamente. Ok, verso la sala computer. Porca troia. Che ansia! Computer centrale online, come posso aiutarla? Dobbiamo convalidare la partenza del prossimo treno. Azione negata, protocollo di sicurezza 304 inizializzato. Cos'è il protocollo di sicurezza 304? La sicurezza della struttura è stata compromessa. Nessuno può abbandonare l'edificio fino a quando la situazione non si sarà normalizzata. E se staccassimo e riattaccassimo l'alimentazione? Negativo, la memoria del computer centrale è salvata in un server esterno. Intanto qua che c'è? Cavo. Afferra cavo. Presa del computer. Si può già staccare? Non so se sia il caso. Sta facendo scintille. Oh, andiamo. Che problema c'è? Ricordi la batteria che costruiamo alle scuole medie con limone, zinco, rame e un cavo? Aspetta che forse qua c'è un indizio. Con limone, zinco, rame e un cavo. Cavo lo abbiamo. Limone, zinco e rame. Penso lo troveremo nelle altre stanze. Io proseguo l'esplorazione. Verso la sala conferenze. Interfono. Qualcuno sa come funziona? Sì, si compone il numero interno a cui si vuole chiamare. E poi per premere 4 dovrebbe funzionare. Ah, ok, mi servirà tipo un codice. Tipo 424. Ok, come non detto. Ho beccato. Io ho sparato a caso. Ho letteralmente messo i primi. Ragazzi, io ho sparato i primi tre numeri che mi sono venuti in mente. Con l'intento di chiudere questo coso perché non mi premeva ESC. Sono ammiraglio Rembrandt, comandante della 34esima flotta. E vi ordino di desistere da questo futile attacco alla nostra gente. Sei un alieno? Che razza di domanda è questa? Sì o no? Beh, sì, ma siamo qui solo per scopi di ricerca. Da dove vieni? Qualsiasi riferimento al mio pianeta non avrebbe senso per voi. Ma per metterla in termini semplici, veniamo da molto, molto lontano. Tuttavia, quali sono le vostre richieste? Vogliamo qualcosa da mangiare. A me andrebbe una pizza al salame piccante. Ah, questa è una richiesta che posso soddisfare. Su questo piano c'è una cucina con un robot chef. Il suo codice d'accesso è IDKFA. In cucina possiamo prendere una pizza. Buona a sapersi. Verso il laboratorio di botanica. Cavoli enormi. Lavagna. Bevuta di Erlenmeyer. Guanto da forno. Oh, per la presa. Per la presa di corrente. Per staccare la presa di corrente. Macchina aliena. È una macchina aliena dall'aspetto futuristico. Ma è un microonde. Infatti, è solo un microonde. Vedo che ci sono delle provette contenenti del liquido. L'armadietto è chiuso a chiave con un piccolo ma resistente lucchetto. Ah, era la chiave dell'armadietto. Prenderò una delle provette. Sostanza F. Andiamo. Verso il laboratorio di biologia. C'è un computer. Questo terminale ha solo degli articoli di ricerca collegati a acari infernali e la rovina dei mammiferi. Richiede una password lunga 20 caratteri. Come non detto. Ma che stracazzo. Questo schema creatore si chiamano è questo un acaro infernale. E che paura. Mi sono cagato addosso. Dio santo. È uno vivo. E qua che cazzo posso fare? Boh. Lo scopriremo dopo. Verso la stanza del server. Oh cazzo, c'è un tizio qua. E c'è una bottiglia di olio di sesamo.
porca boia, dannazione, ci sta sparando contro. Non fate un altro passo, vi faccio saltare la cervella. Per favore smettile di spararci contro. Mi avete preso per uno stupido? E poi spara un colpo a priori lui. Cos'è questo posto? Non provate a distrarmi, sapete molto bene di che cosa si tratta. Ma m'ha sputato il pezzo de merda. C'è qualcosa per terra? Ma ha sputato di nuovo, a pezzo di merda. Dall'odore e dal colore direi che si tratta di olio per motori. O devo farlo prendere a fuoco. Contiene del gas paralizzante. Ah, ok, devo paralizzare questo tizio. Ho bisogno del fuoco. Verso la sala mensa. Cazzo è? Mano sul soffitto. Vuoi vedere che dobbiamo usare questa mano per liberare il prigioniero? Palline al formaggio. Prendiamo le palline al formaggio. Ok, cibaliano. Saliera, abbiamo del sale adesso. Verso il cantiere. Qua non ci siamo stati. Scogliera. Afferra scogliera. Mi date una mano a salire. Oh, poi vi tiro su. Ok, ma fa attenzione mentre sali. Un passaggio segreto. Dove cazzo siamo? La scatola di fiammiferi per far pigliare a fuoco il tizio in quella sala. Entreremo nella stanza, spegneremo il fuoco e disarmeremo la guardia. Ok, dobbiamo rubare il fucile alla guardia. Ok. Fuori dalla stanza. Pensate di convincermi a abbandonare la mia posizione per questo fuocherello? Beh, fareste meglio a... L'ho ammazzato, raga! Il gas paralizzante era gas, dopo tutto. Bastone da mocio. E il server? Ah, il server. Possiamo spegnere il server adesso. Ok, come si spegne questo affare? Lasciate fare a me. Minchia, raga, scusate, non volevo ammazzarlo, perdonatemi. Allora, verso la sala computer. Usiamo il guanto da forno per staccare la presa. No, i guanti da forno sono resistenti al calore, non all'elettricità. Dovresti usare qualcosa rivestito con un qualunque tipo di materiale non conduttivo. Qual è un materiale non conduttivo? La gomma. La gomma! E qua la gomma? Adesso ho dei guanti da cucina ricoperti di gomma. Rivestendo in gomma del guanto dovrebbe consentirti di non prendere la scossa. Ok, adesso resettiamo questo computer. Ok, devo rimettere la presa del computer. Ora il computer è acceso. Vediamo se si è resettato. Salve, computer centrale online, come possiamo aiutarla? Oh, funziona. Vorresti convalidare la partenza del prossimo treno? Partenza del treno accettata. Ora, le chiavi del treno, il prigioniere. Per prendere il prigioniere ci serve la mano, ma ci serve qualcosa di molto alto per raggiungere la mano. Come si entra in sta cucina, zio Pera? La porta è chiusa a chiave. La cucina a me sembra questa qua. Quindi o si entra da qua. Sì, si entra da qua dove c'è la calamita. Cartello di avvertimento. Sembra che non si debba folgorare quel magnete o qualcosa del genere. E se mi faccio sparare da sto tizio, c'è qualcosa che possiamo dimostrarti per venire che veniamo in pace? Sì, cioè, uccidetevi. Ma credo che siamo tutti d'accordo sul fatto che non sia un'opzione percorribile. Beh, dovreste uccidervi finché potete. È l'unico modo che ho per farlo sparare è tipo questa roba di piegarmi. Sapete che fate schifo a rispondere al fuoco? Ora, spara. Oh! Madonna, ma lui, a parte, ok, funzionava così, l'ho ammazzato. È mega gore sto gioco. Piramide dorata fluttuante. Questa piramide di metallo sta fluttuando in una sosta di campo magnetico. C'è un'incisione sopra che dice zinco arricchito 03, bronzo arricchito 32, oro arricchito 32, lavagna. 1. Tenere il laboratorio pulito. 2. Se vengono fatti dei progressi, chiamare immediatamente il quartier generale. 424. Io ho beccato un codice che mi veniva detto in questa lavagna. Chiamare il quartier generale 4. Cioè io ho sparato un codice a cazzo di cane e ho indovinato sto codice. E come faccio a prendere sti cosi? Non me li fa prendere. Che cosa posso usare? Cioè gli rovescio qualcosa, tipo, che ne so, il sale. Ah, il sale funziona. Aspetta, io ho sprecato il sale per uno di sti tre cubi, ma mo mi serve, quale dei tre mi serve? Nella cucina c'è il robot. Hello, robot! Cheftronic 2000 la saluta. Per favore inserire il codice di autorizzazione per procedere. IDKFA. Codice autorizzazione valido. Nuovi aggiornamenti personali nel database Cheftronic 2000. Come posso aiutarla? Potessi prepararci qualcosa da mangiare? Cosa volete da mangiare? Pizza al salame piccante. Spiacente, il file con l'impasto della pizza è corrotto. Non posso preparare la pizza al salame piccante. Fa roba inutile. Però ha droppato la spatola che io gli ruberò. Chiaio di rame. Non si sa mai può servire. Piano, andiamo a prendere la mano intanto. Dove cazzo era? No, vabbè. Ho fatto un mega bastone per prendere la mano. Ganzo. Ok, andiamo a liberare il prigioniero. Usa mano. Bisogna tipo, riscaldarla. Ah, c'è il microonde, il microonde. Metti mano nel microonde. L'ho liberato. Ecco la chiave. Ehi, non fare lo stronzo. L'ha buttata dentro la cella. Addio. Ma dove cazzo è la chiave?
Abbiamo la chiave del treno, abbiamo la batteria, mi manca un limone. Come faccio a guadagnarmi un limone? Ma effettivamente non ho guardato il microscopio. È una grossa pila di escrementi alieni, sembra un grosso mucchio di semi di limone. E come faccio a prendere sti cosi? Lo devo fare tipo scappare? Guarda nella mangiatoia. Ok, che succede se gli do le palline di formaggio? Mi ha dato una cosa viola, che cazzo è? Penso che sia l'uovo, mi ha dato l'uovo, dando via la sua prole, ma perché? Uovo alieno. E gli do altre palline di formaggio, così mi dà l'altro uovo. Sei impazzito, ora abbiamo due uova. Boh, gli andiamo ancora? Tanto figo che con me. Ah, ora mi dà le uova. Sì, le uova, i semi. Come faccio a far sviluppare dei semi di limone? Fertilizzante. Sostanza F, fertilizzante. La metto qua? No. Sì, sì. E ora ci metto i semi di limone. E io cos'altro devo mettere dentro questa beuta? Bottiglia di olio di sesamo. L'olio. Serviva l'olio così. Ma che cazzo? Ah, serviva l'olio. Non so come facevo a capire che per far crescere una pianta di limoni serviva l'olio, però ok. Ho un limone. Ora il limone lo devo unire con lo zinco. Oh, è un inizio promettente. Rame. Ok. Cavo. Abbiamo fatto una batteria. Cioè, io ho fatto una batteria al limone. È una delle cose più stupide che io abbia mai fatto. E abbiamo tutto. Vabbè, allora mi serve. La chiave ce l'abbiamo. Batteria ce l'abbiamo. Dove va messa? Qui. Ma bellissimo. Fatemi provare. Si sistema gli occhiali prima di provarla, giustamente. Funziona, però. Siamo pronti, possiamo partire. Sì, datemi solo un secondo e... Ah, ok, dovevo parlare con lei. Minchia, abbiamo superato sta frazione di livello. E quindi l'armadietto con la password con 22 caratteri, a cosa servivano? A niente. I lieni ci sparano! Cosa farebbe il toro ora? Li sparerebbe con Monica. E se fosse disarmato? Andiamo, è il toro, lui non è mai disarmato. Secondo me la spatola serve. Oh... Non è servito assolutamente nulla. Ehi, che succede? Puoi andare più veloce? Esatto, ci dobbiamo allontanare in modo tale che gli caschi in testa. Godo, ne ho ammazzato uno! Allora era veramente questa la soluzione, porca troia! Ho rotto la spatola. Proviamo a parlare coi tizi. Ehi, smettete di spararci contro. Sogna, ragazzo, sei un uomo morto. E se pensi di... Ralph l'ha ammazzato. E abbiamo un fucile. Vai, Nick. Uccidilo. Nick ha una mira di merda. Nick, che c'è? Mi presteresti l'arma? Sì, fammi provare qualche altro colpo. Dammi quella dannata arma. Sì, solo un ultimo colpo. Ok, si merita un pugno. Ok, solo un ultimo colpo. Madonna. Croccatissimo in testa. Però mi ha dato l'arma. È davvero complicato a questa velocità. Con le rotaie? Battuti! Siamo passati! Siamo usciti! Bip, bop, bip. Attenti ragazzi, credo che Raffa abbia percepito qualcosa. No! Raffaele, lo strider a terra, gli umani sono disarmati. Non provate neppure a muovervi. Se decidiamo che deve morire, lui muore. Nessuno di voi potrà farci niente. Cosa? Ma quello è... Il toro. Signori, applausi per il toro! Ci scommetto il culo che questi qui hanno degli amici che si faranno vedere. Il mio furgone è qui vicino. Andiamo, dobbiamo scoprire qualcosa in più su quegli alieni prima di agire. Come facciamo a sapere di più su di loro? Se ci vedono ci ammazzano. Hai una tavola Ouija? Perché a me sembra piuttosto morto. No, funziona ancora, vero Ralph? Il danno sembra superficiale. Sono sicuro che ce la farai. Inoltre non abbiamo altre opzioni. Ok, prendo nota. Un computer con un dizionario installato. Dello stagno e una saldatrice. Dobbiamo riparare l'Alf. Signori, abbiamo finito il capitolo 2 di Unusual Findings. Bella.